Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video e questo è il video per la serie Unconventional Makeup, Christmas Makeup. E praticamente, come vedete, è un makeup sì abbastanza convenzionale sopra, quindi con questo cut crease bello sfumato, con questo color oro favoloso che è bellissimo, brillantissimo, ma sotto, come vedete, c'è un bel tocco di viola. E queste labbra con cosa le avrò realizzate? E vedrete ovviamente tutto all'interno del video. Vi posso già dire che tira un pochino, però è molto molto particolare come cosa. Vi invito a guardare il video per sapere appunto come ho realizzato sia ovviamente il makeup che come ho realizzato queste labbra super scintillanti. E questa volta, cioè, non ho utilizzato assolutamente glitter. Questo è il makeup che vi ho postato nella foto con Cecilia, ve la posto qui da qualche parte. Avevo fatto la prova di questo makeup, vi è piaciuto tantissimo e quindi ho deciso di farne un tutorial che spero vi possa essere utile, soprattutto come idea, come spunto, o perché no, da poter ricreare il giorno di Natale o anche Capodanno, perché no? Tutto questo scintillio. Non mi dilungo come al solito in chiacchiere nell'intro, spero tanto che questo makeup vi piaccia. Se è così, seguite il video tutorial. Buona visione! Naturalmente partiamo dalla base, utilizzo sempre l'hangover di Too Faced perché mi ci trovo davvero bene. Sapete già che è la mia base preferita perché non è siliconica, è idratante. E come fondotinta applico l'Ultra HD di Makeup Forever. Ho una faccia parecchio sbattuta perché ho eliminato un trucco precedente, quindi come vedete ho ancora l'ombra sotto gli occhi. Però mi raccomando, voi struccate sempre bene il viso. E vado ad applicare con quel fondotinta con il Buffing Brush di Real Techniques. Questo fondotinta non lo prendevo da un po', però devo essere sincera, mi piace davvero tanto, soprattutto come resa in fotografia. Dopodiché prendo questo colore molto chiaro. Poi prendo quest'altro marrone più scuro e freddo e con un pennellino da sfumatura di precisione vado ad enfatizzare la mia sfumatura appunto nella piega di transizione. Mi raccomando che il tutto sia ben sfumato, niente di netto. Prendo quest'altro marrone a base però più calda, sempre con lo stesso pennellino da sfumatura, vado nella piega a enfatizzare ulteriormente la sfumatura appunto di transizione. Con vanilla di NARS mi aiuto a ripulire la zona della palpebra mobile. Per appunto prepararla a questo colore straordinario. E lo andiamo a mettere con un pennellino piatto, quindi per avere la maggior concentrazione del colore, e lo andiamo addirittura a bagnare. Questo è un fissante viso, però va benissimo questo, un'acqua termale, per far sì che il pigmento sia ancora più luminoso. In questa fase vado veloce, applico l'eyeliner, sto applicando sempre quello in gel di Makeup Forever, ormai sapete benissimo come applico l'eyeliner. Come mascara utilizzo il 3D Lash Dimension di MAC, questo è l'ultra noir ed è davvero nerissimo. E poi per andare a coprire e ad illuminare la zona del contorno occhi utilizzo i miei Radiant Creamy Concealer di NARS nella colorazione vanilla e custard.
Ormai non ne possiamo più di questa banana powder di NYX, ma utilizzo sempre quella e sta quasi per finire. Comunque, utilizzo questa per fissare e illuminare ulteriormente la zona del contorno occhi e sapete che la utilizzo anche nella zona T. E dalla palette sempre di NARS prendo questo color viola bellissimo per andare in contrasto con i colori caldi che abbiamo utilizzato nella zona superiore dell'occhio. E appunto questo make-up deve essere unconventional, cioè non deve essere il classico trucco natalizio. Andiamo ad applicarlo con un pennellino a lingua di gatto piccolino e poi con un pennellino da sfumatura di precisione andiamo a sfumare il colore. Desert Liner di Nabla lo andiamo ad utilizzare per creare questo gioco geometrico all'inizio dell'occhio fin quasi alla fine del nostro occhio, quindi applichiamolo quasi fino alla fine, così renderà intensa. Applichiamo il mascara ovviamente anche sotto e applico sempre la HD e la banana powder, il mix di queste due su tutto il viso, e sapete già che io sono innamorata di questa combo. Contouring sempre lo stesso, sempre la stessa terra, ormai ne abbiamo la nausea, la Ulla di Benefit con la faccia a pesciolino, mi raccomando. E appunto realizziamo il nostro contouring e scolpiamo ovviamente lo zigomo e scaldiamo anche il viso. Come matita per contornare le mie labbra ho scelto quella della collezione di Kiko Fall 2.0 e questa è la numero 04 e ci farà appunto da base, da contorno per un prodotto alquanto insolito per le labbra. Ebbene sì, utilizzo il Desert Liner anche per le labbra, cosa appunto molto insolita per la serie appunto Unconventional Makeup, cioè Christmas Makeup, e vedete che è veramente favoloso anche sulle labbra, quindi vi consiglio nel makeup di osare e di provare i prodotti anche non adatti a labbra o occhi. Ed eccoci ragazzi, tornati a video finito. Quindi avete visto come ho realizzato questo make-up, ma soprattutto come ho realizzato le labbra. Cioè, avreste mai pensato di poter utilizzare un eyeliner o comunque che ci fosse un eyeliner così bello, così particolare da poter utilizzare come tinta labbra? Guardate, cioè, come brilla, cioè è opaco, assolutamente no transfer, ovviamente. A primo impatto questo eyeliner non mi aveva fatto impazzire, almeno non mi fa impazzire sugli occhi o dovete stare lì a lavorarci un po' perché è un po' trasparentino, quindi dovete fare più di una passata per avere appunto un colore pieno come questo. Anche in questo caso ho fatto più di una passata per avere appunto questo colore. Vi posso dire che non è proprio molto molto confortevole, ma ovviamente questo è un prodotto, questo ovviamente è un prodotto che nasce appunto come eyeliner e non come tinta labbra, però ovviamente sono partita con questa cosa dell'unconventional Christmas makeup e come prima proposta appunto non potevo che utilizzare un prodotto assolutamente non convenzionale, almeno non realizzato appunto per le labbra. Io spero tanto che questo make-up vi sia piaciuto, che questa idea vi sia piaciuta, perché non mi era piaciuto appunto subito questo prodotto, come vi ho detto, sugli occhi, e quindi ho voluto anche provarlo sulle labbra. E in realtà questa è stata un'idea della mia amica Daniela, che ringrazio, perché in realtà non ci avevo molto pensato, però mi ha dato un'ottima idea appunto per utilizzarlo per un make-up look da proporvi, quindi un make-up look molto stravagante, così proprio non convenzionale appunto. E niente, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi sia utile per queste feste. Fatemelo sapere se lo realizzate, volendo potete farmelo sapere taggandomi nelle vostre foto oppure mettendo l'hashtag MarySnowMakeup oppure Unconventional Christmas Makeup, e saprò appunto che avete seguito magari
magari qualche mio piccolo consiglio su come appunto realizzare make-up con prodotti non realizzati appunto per le labbra o per gli occhi. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, come, lasciandomi i vostri like, fatemelo sapere anche nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere appunto le notifiche per quanto riguarda i miei nuovi caricamenti. Io aspetto di sapere cosa appunto ne pensate e niente, vi lascio con un bacione e ci vediamo con la prossima proposta. Ciao!